Salve, buongiorno, sono la dottoressa Pagnanini Francesca, medico di medicina generale di Terni, USL Umbria 2. Siamo qui oggi, abbiamo voluto indire questa conferenza stampa all'Ordine dei Medici di Terni per, diciamo così, spiegare un po' le nostre ragioni, considerando che nell'ultimo periodo siamo stati un pochino subissati, diciamo così, da parte di una frangia di alcuni pazienti e anche accusati di non svolgere al meglio il nostro lavoro. Vorremmo spiegare le nostre ragioni e dire che assolutamente non è così, che i medici di medicina generale in genere, ma soprattutto noi colleghi che ci siamo confrontati in questa pandemia, siamo stati assolutamente vicini ai nostri pazienti, siamo stati sempre presenti, abbiamo lavorato oltre le nostre possibilità anche fisiche e mentali, abbiamo svolto tutto quello che c'era da svolgere e soprattutto anche in maniera, diciamo così, se vogliamo anche poco sicura, nel senso che ci siamo dovuti prendere i dispositivi di sicurezza per entrare dentro le case dei nostri pazienti, quindi non li abbiamo mai abbandonati. Abbiamo svolto la vaccinazione anti-Covid in associazione con il Piazzale Bosco, dove sono state svolte le vaccinazioni. In tutti gli ambulatori AFT sono state svolte vaccinazioni. Nel mio ambulatorio, per esempio, abbiamo somministrato oltre 2.500 vaccini. Stiamo continuando a fare la vaccinazione booster. Abbiamo fatto i tamponi antigenici orali gratuiti, oltre a tutta l'attività ordinaria. Rispondiamo costantemente a tantissime telefonate giornaliere, oltre per qualsiasi cosa i nostri pazienti ci chiamano e noi siamo presenti e siamo vicini, oltre a svolgere gli ambulatori, oltre il normale orario. Considerate che tutti i colleghi, adesso mi stavo confrontando con alcuni colleghi, non prima delle 9, 9 e mezza di sera tornano a casa. Quindi per dire che la nostra attività di medicina generale, che è completamente stata sovvertita durante la pandemia, è stata oltremodo vicino ai nostri pazienti. Quindi questo attacco che da parte di alcune frange di pazienti veramente non lo capiamo. Ci sentiamo anche amareggiati da questo punto di vista e siamo qui oggi a fare questa conferenza stampa proprio per spiegare queste nostre ragioni.